inequivocabile. Un appello che mi ha profondamente colpito per la pacatezza dei contenuti, magari, e soprattutto perché ancora una volta il consigliere Catano si sacrifica nell'interesse della città. Ma stavolta non solo più per la nostra comunità, ma addirittura per il paese Italia. Quale mostro che ancora dovrà creare questa comunità? Come non raccogli l'invito che veniva dal consigliere D'Alluccio di entrare nel vivo del consiglio? Io chiedo scusa ai consiglieri comunali che il Partito Democratico ha sottratto ingiustificatamente il movimento che abbiamo provato tutti noi nell'affrontare la prima che faceva il consigliere Catano. Ma cosa poi mi fa riflettere che non si è capito chi impedisce chi e chi candida chi e chi candida chi per cosa? Perché nell'appello alla nazione il consigliere Capano conclude dicendo lui vota, si candida e vota se stesso, se ho udito bene. Ma non si capisce chi candida chi e soprattutto chi candida Capano per posto. Soprattutto se il consigliere Capano, che io adoro, per loro effetti personale, dice di guardare con attenzione agli atti di questa maggioranza. Il problema però è anche un problema squisitamente pratico, ed è quello che sottolineavano gli amici bucati del Partito Democratico e prima ancora del consigliere politico dell'Unione di Centro, cioè il regolamento, anzi lo statuto, che stabilisce che questa carica dovrebbe essere ad appannaggio dell'opposizione. L'invito che faceva il mio capogruppo e al quale ovviamente mi associo, l'altro mio capogruppo, evidenziava, ma evidentemente immediatamente risposto, un altro dato problematico, che non vi era un altro candidato. Fortunatamente da questo impaccio, da questa difficoltà ci ha levato non l'opposizione, ma il candidato, il quale dice che è disposto ad accettare una candidatura, ma torna a ripetere, non so da chi, a meno che non sia stata, cosa che io non penso nemmeno, proposta dalla maggioranza. A me non partecipa alla legge di maggioranza. Che il consigliere Borghese la prenda. È un appello anche mio, sarà un appello nazionale, non è che
meglio lo specchio, perché io non appello a me, all'Italia. Io dico, è evidente che il consigliere Cavallo, che non è chiamato alle riunioni dell'opposizione, anche perché non le facciamo, perché è evidente, inviterei il giornalista Salice, atteso che stiamo in fondo anche a un appello di una certa importanza, di fare il ruolo di giornalista e non di interlocutore del consigliere. Anche io direi, io prendo spunto per invitare nella stampa, adesso proprio più attento agli interventi che fanno tutti i consiglieri comuni. E qui la stampa nella terna che ho come fosse più attento di molti consiglieri, secondo me la prego di stare attento a fare gli appelli, non basta spendere sicuramente se si sente solo la prima di un rifugiato. Dicevo, e mi sono perso, il però l'intelligenza media per recuperare quello che stavo dicendo. Lei giustamente lamenta la mancata popolazione dell'assemblea dell'opposizione laddove non ci riuniamo, anche perché questo lo deve ricordare, è un'opposizione che nasce in maniera disarticolata, non è un'opposizione elettorale. Non è un'opposizione, non si è fatto la campagna del presidente che è stata eletta. Non è un'opposizione eletta all'opposizione, è un'opposizione che nasce in seguito a una serie di situazioni che a lei, consigliere Cavallo, non lo sfuggirà. Quindi non saprei in quale qualità invitarla alle riunioni che fa il Partito Democratico, ma lei è libero di questa sede. Candidato del
E allora, che non mi si dica che io sia sempre solo, perché in questi giorni, caro Presidente, sono girati anche voci, simpatici, vengono, sempre qualcuno che poi si alza, lo sa, diceva tanti amici, ma si dica voi Partito Democratico, sarà luce meglio, sarebbe tutto meglio. Ma perché poi sempre trovare una linea di palco? Non buttiamo via per la cosa, è una cosa che vogliamo usare di più. Ma sono questi luce lei, se no noi potremmo parlare di Partito Democratico. Cioè, non si sa cosa da chiedere di questo che lo va dicendo, perciò di un luogo senza testa e senza luce. Ma detto questo, io penso di fare una proposta di consenso, nel chiedere la risposta è meglio della parola.